Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Telefono? Chi è? Pronto? Pronto, Diego? Chi è? Sono un tuo fan, guarda, è una trasmissione pazzesca, una trasmissione fantastica, ti voglio fare tantissimi complimenti. Sì. Ma volevo sapere, ma quanto andate avanti voi con la trasmissione? Cioè, tipo come Sanremo, come la finale? Cioè, fino alle tre di notte o... Aspetta, perché già sta calata ti è venuta un po' più... questa è lunga, questa è una puntata lunga, uno specialone, perché è stata una settimana politicamente impegnata. Ma tu come ti chiami? Da dove ci chiami, soprattutto? Mi chiamo come Piero. Volevo salutare Piero, a Social Band, ma perché non suonano loro a Sanremo? Allora, alcuni di loro lo hanno fatto, alcuni ci provano da tempo, ma non sempre riescono. Vuoi salutare un ragazzo? Volevo assolutamente controllare se c'era il mio cartonato in prima fila. Mi dai il cartonato vicino a te, scusami. Volevo solo essere certo di questo, però ti stavo bene seguendo, ho visto che stava in prima fila. Che non sento bene, l'abbiamo fatto così. Aspetta, ma non lo sto guardando, cioè, datemi un telefono. Perché lo controllavo dal telefono. Ho capito, cioè hai vinto Sanremo, non è che ti hanno rubato a casa il televisore. No, magari eri lontano da casa, che ne so. Ti riconosci? Ciao Dieghino. Ciao Marco, complimenti. Come state? Grazie. Noi bene, te sei ripreso? Io ancora no, però vi seguo fino alla fine. Fino alla fine, morto. Anche perché... Allora, Marco Mengoni sta col fuso di Sanremo, che vuol dire che potrebbe addormentarsi di colpa alle 4 del pomeriggio. Esattamente. No? Lo so. Volevo dire, segui fino alla fine, bravo, anche perché tu, la tua intervista è alla fine, capito? Quindi ti tocca prima tutto il resto. Mi tocca tutto. No, va bene, me lo guardo volentieri. Al limite faccio un power nap e poi mi metto a sveglia. Va bene Marco. E grazie, continua a seguirci. Marco Mengoni! Io da sempre. Marco Mengoni! Bello. Ciao belli! Ciao. Io da sempre ti seguo. Da sempre, ci segui pure da prima di vincere. Vi seguo da molto prima di vincere. Da prima? Di venerdì però, di solito. Lo so, che vuoi? questa settimana due puntate. Marco, sai? Vuoi dire qualcosa a Roberto Angelini? La parte dove canti il gatto matto l'ho tagliata. No! L'ho tagliata, abbiamo parlato per un'ora e mezza, qualcosa dove voleva, ho tolto le cose che avevamo già fatto insieme. Va bene. Però la rifaremo live. Aspetta, adesso faccio quelli fighi. Quando verrai a trovarci, Marco, qua su questo palco? Guarda, molto presto. Come? Molto presto. Dai. Ditemi voi, io non so, non ci hanno mai telefonato in diretta così. Per questo volevo lo fare. Sai che, lo sai, Marco, sei veramente un mitomane. Marco Mengoni. Sai che sei veramente un mitomane pazzo, cioè non ci ha mai chiamato nessuno in 10 anni di sto programma, alla fine. Perché nessun altro mi seguiva, io sì. Però scusami. Quindi ci hai messo 10 anni per chiamarci, ci è voluto questa vittoria. Comunque sei anche il primo vincitore del Festival di Sanremo che ci chiama, se devo dirla tutta. Così c'ho un altro premio. Un altro premio? Sei ingordo, sei avido di premiazioni, di premi. Avidissimo. Vabbè, volevo solo salutarvi perché grazie. Comunque era carino, era una cosa carina, mi sembrava una cosa gentile, dato che ultimamente in questo mondo la gentilezza è passata di moda. Grazie Marco, grazie Marco. Grazie a voi. Ti seguo. Sottoscrivo, è stato un gesto molto gentile, carino, sembrava quasi fatto apposta, non ho capito se sto fermo immagine è casuale, è totalmente casuale.
No, mi ero messo d'accordo ovviamente con la redazione dicendo che non dirti niente. No, no, questo è vero, questo lo confermo, ma io casualmente ho fermato sulla tua faccia con questa espressione qua. Non, tu non lo vedi in televisore, però in questo Qui sono momento. pianeti. No, adesso lo vedo, però sta in ritardo. Sono pianeti che si mettono, capito, allineati Mamma nel mia, momento incredibile, giusto. veramente. Non è niente casuale. Totalmente casuale. Bella questa cosa. Va bene, passiamo, Diego, dimmi. mio padre mi ha chiamato dopo che vedeva Sanremo, mi ha fatto: oh, ha vinto l'amico tuo. Cioè, Marco. Ah, capito? Questo è lui che cioè, capito Marco? Ciao Marco, l'amico mio! Per il padre di Celata tu sei l'amico di Celata, Esatto! capito? Beh, abbiamo Io suonato sono amico di insieme! Celata Avete suonato comunque. insieme, è vero, avete Abbiamo suonato suonato insieme, insieme! certo. Mica, dico mica. Dai, io certe cose tendo a rimuovere, ne faccio talmente tante sul tuo palco che alcune le dimentico. Sottoscrivo. Sottoscrivo. Io ho dovuto cantare mentre c'era lui Chi ha fronte. dovuto cantare? Io Tu hai dovuto ho cantare, pure dovuto questa abbiamo fatto. cantare, È vero Marco che Costanza ha cantato sì. mentre tu eri qua? Ancora sul palco. È vero. Ma perché è successo tutta una puntata in cui sei venuto qua, tutte queste cose insieme? È vero. Vabbè, le Perché rifacciamo sono stato tutte. lì 4 ore. È vero anche questo. È per questo che succedono tante cose qua. Va bene, quando presto tornerai, rifacciamo tutte queste cose. Tu suoni, tu canti. Ah sì, Marco le tiene a queste cose. Poi Marco ha vinto il Ma Festival per forza, io rimango fino alla fine ormai, di Sanremo. sai, me ne vado, faccio Certo. l'ospitatina, canta canzoni e poi me ne vado. No, come fanno tutti gli altri, i tuoi colleghi, Fino alla che fine. infatti sono arrivati secondi, terzi, quarti, quinti, sesti, settimi. Uno è arrivato primo, uno solo, uno che è rimasto qua con noi fino alla fine, ha fatto cantare Costanzo, suonare Roberto Celata. Scusa, non ho messo sullo stesso piano, è casuale. Ok, lo saluto? Vabbè, puoi proseguire con la E io proseguo, se tu me lasci, sempre, cioè, c'hai bisogno di compagnia a sto periodo, Marco, non mi sembra. Sento un po' solo. Te senti solo, te senti solo. Titolo, Mengoni, 2 punti. La vittoria mi lascia molta solitudine. Ok, ce li hai 100 fan fuori di casa a morire di freddo in questo momento? No, no, l'ho mandato tutti a dormire Perfetto. perché se Hanno no fatto il loro, è direi. bronchite. Comunque, Carità. un SMS erano 51 centesimi? 5 SMS sono 2 euro e mezzo. Costi più delle primarie del PD. Volevo dirti questo. Beh. Ok. Marco Vabbè, vai, va. Mengoni, presto a Propaganda Live. Grazie per la telefonata. Grazie, grazie. Grazie, compare.